Sono 90 marchi, signore. La ringrazio. Buongiorno. Terza, ho prenotato. Il signor Terza? Sì, vorremmo una stanza. A che nome, prego? Becker. Ah, sì, ecco. Tutto a posto, sì. Per favore, una firma, grazie. Dovreste essere così gentili da riempirmi questa scheda. Lei è il signor Terza? Il mio nome le dice qualcosa? Sì. E se le domandassi come mai, la metterei in imbarazzo? Sì, in effetti. Non me lo chieda. Non sa se dirmelo o no. Si tranquillizzi, questo imbarazzo le fa onore. Lei ha tatto. È una qualità poco diffusa. Sono il nonno della piccola Carina, la bimba che è stata uccisa qui, nel bosco, 2 settimane fa. Anche se tardi, le mie condoglianze. Siamo tutti rimasti colpiti. È stata una tragedia che ci ha toccato il cuore. Ai funerali c'era molta gente, molta arrivata da lontano. Vorrei telefonare alla squadra omicidi che si occupa del caso. Mi passi la chiamata in camera mia. Io sto salendo. Sì, certamente. Sì? Sì, grazie. Terza, esattamente. Sì, sono proprio il nonno di Carina Terza. Vorrei avere un incontro con lei. La raggiungo in ufficio. Non ho potuto assistere ai funerali di mia nipote. Mi trovavo in viaggio. Non ero rintracciabile. Io vivo in Spagna ormai da tanti anni. Da quando praticamente ho cambiato mestiere. Cosa faceva prima e ora cosa fa? Facevo il giornalista, ma ho smesso da molto. Adesso sono uno scrittore. Raccolgo conoscenze che cerco di comunicare. Questo per quanto riguarda me. E adesso veniamo alla piccola barbaramente uccisa. L'avete arrestato? No, non ancora. Immagino che stiate indagando, ebbene? Mi dispiace, niente. Però abbiamo qualche traccia. La stiamo seguendo. Sono qui appunto per questo. Ho una certa pratica in fatto di indagini. Vorrei aiutarvi. Non è difficile indovinare cosa state pensando. Risolvere un caso di omicidio è compito della polizia. Immagino che vi teniate alla larga da ogni coinvolgimento emotivo, in maniera da essere lucidi e il più raziocinanti possibile. Mia nipote è stata uccisa e questa è la peggiore tragedia che potesse colpirmi, la più terribile. Lei è preda delle sue emozioni. Con quale criterio crede di poter collaborare? Allora farò indagini da solo, che le piaccia o meno. Precisiamo che il mio collega e io siamo tutte e due turbati, signor Terza. E certo, non escludiamo alcuna forma di collaborazione. Non posso autorizzarla a indagare, però. Cerchi di capire, lei non è un agente di polizia, non le sembra? Le faccio una proposta. Ora le mostro una cosa che le farà capire perché non posso restare a guardare. Quale bambina non ha mai desiderato un cavallo? O in questo caso un pony? Le ho mandato un pony in regalo. E lei, per ricambiare, mi ha mandato un video girato nel maneggio. Lo ha filmato sua madre. Allora, mamma, stai registrando? Che cosa vuoi che facciamo? Avvicinati e manda i saluti al nonno. Poi gli facciamo avere la cassetta in Spagna. Ciao, nonno. Ci avevamo promesso di mandarti una videocassetta. Spero che venga bene. Mamma all'inizio non era molto brava con il libretto delle istruzioni. Ci stai riuscendo, mamma? Credo di sì. C'è una luce rossa accesa. Parla adesso col nonno, dai. È tanto carino, sai? Nonno, ce l'abbiamo già da 3 giorni e sono sempre venuta a trovarlo. Mi riconosce adesso. Tutti dicono che è intelligente per essere solo un pony ed è quello che penso anch'io. Hai sentito? Di qualcosa, avanti. Guarda in camera. Quello è mio nonno, vedi? Tu sei un suo regalo per i 10 anni che ho appena compiuto. Mamma, sa già nitrire o i cavallini lo devono prima imparare? Adesso ti dico come lo abbiamo chiamato. Si chiama Arminius e tu sei Armin Terza. Gli ho messo il tuo nome, nonnino.
È scritto anche nella stalla. Vieni, te lo faccio vedere. Ecco il suo nome. Qui abita Arminius Terza. E sotto ci ho messo la tua fotografia. Quando il pony sarà un po' cresciuto, galopperemo da te in Spagna. La mia piccola aveva compiuto 10 anni. Hai tutta la vita davanti a te, le dissi al telefono. Conoscete questo maneggio? Sì, sì, ha ricoperto un ruolo chiave in questo caso di omicidio. Ho ricoperto anch'io un ruolo chiave. Quel pony è stato la causa di tutto. La madre la accompagnava sempre, però, è vero? Non quella volta. Infatti le è voluta andare incontro entrando per 300 metri nel bosco. Che voi avete setacciato per un giorno e una notte con i cani poliziotto, le risulta? Sì. Ritrovando il suo corpicino soltanto 2 giorni dopo. Come mai? Vede, signor Terza, la ragione è che sua nipote è stata uccisa 2 giorni dopo il sequestro e solo in seguito abbandonata nel bosco. Questo vuol dire che ha vissuto altri 2 giorni? Sì, è sopravvissuta altri 2 giorni. Vi siete dati una qualche spiegazione? Beh, solo supposizioni. E una è che ne abbiano abusato. Sì. Se ripenso a questi 2 giorni, mi sento in testa un inferno. La capisco perfettamente. E dei verbali delle indagini posso prendere visione? La piccola non è stata uccisa sul luogo del ritrovamento. Vi fu portata in un momento successivo. L'autopsia è stata effettuata immediatamente e il referto è a disposizione delle persone autorizzate. Un cumulo di emozioni. Vuole collaborare con noi, ma dovrà rendersi conto che non è possibile. E quelle emozioni prenderanno la solita strada. Cioè, quale strada? Quella della giustizia privata. Ma senza risolvere niente. Sì, questo lo sappiamo. Neanche se spinta alle estreme conseguenze. Grazie, signori. Ora so che non avete fatto grossi passi avanti. Suo figlio e sua nuora abitano in questa città. Lei è rintracciabile da loro? Ho preferito prendere una camera in albergo. Per il momento non sanno neanche che sono arrivato. 2 ore fa ero ancora a Madrid, quindi... E come mai non va a stare da suo figlio? Perché non lo voglio coinvolgere. Se trovo l'assassino, intendo ucciderlo. Non c'è da stupirsi, del resto. È un impulso istintivo. E in quanto tale, credo che debba essere considerato del tutto naturale. È anche vero che viene da chiedersi se... Ora sto andando a trovare mio figlio. In questo appunto vi ho scritto i miei recapiti, il mio albergo, eccetera. Ho anche un telefonino. Questo è il numero. Come vedete, praticamente è come se fossi sempre accanto a voi. E ora scusatemi. Che ne pensi di quest'uomo? Un concentrato di emozioni, un concentrato di energia. E inoltre ci ha annunciato che intende uccidere. Ma sì, sì, però ci ha anche detto che si è trattato solo di un impulso istintivo e gli impulsi istintivi sono spesso violenti. Stai pensando al video che ci ha mostrato? Quando il pony sarà un po' cresciuto, galopperemo da te in Spagna. Posso capire che dica che sente di avere in testa un inferno. Papà, sono qui, finalmente. Sono tornato dalla Cina l'altro giorno, dove ho raccolto interessanti testimonianze. Ero contento di aver ampliato le mie conoscenze sul mondo in cui viviamo. Ed ero ignaro che nello stesso momento mia nipote qui veniva uccisa. Adesso viviamo, tu, Luisa e io, in un mondo diverso. Niente sarà più come prima. Dov'è Luisa?
chiusa in camera da letto. Le dà ansia l'idea di vederti perché ha dimenticato di prendere Karina quel giorno. Si sente colpevole, papà. Resta qui. Tesoro. Su, su. Coraggio. So già tutto. Pensi di dormire qui da noi? No, no. Ho preferito scendere in un albergo. Ma vorrei vedere la stanza di Karina. Scusami. Derrick, sono Terza. Non la disturbo, signor Derrick. È piuttosto presto. No, no, stia pure tranquillo, no. È riuscito a dormire? E il privilegio del sonno al momento non mi è concesso. Voglio andare al maneggio oggi. Io le annuncerò le mie azioni in anticipo da ora, in modo da ottenere il suo consenso. Bene, lo ha ottenuto. Buongiorno. Buongiorno. Ero quasi sicuro che l'avrei trovata qui. Sicuro? E come mai, mi scusi? Via via, mi sono accorto benissimo che il mio annuncio l'ha, diciamo così, turbata. Di quale annuncio parla? Ho detto che se avessi trovato l'assassino di mia nipote lo avrei ucciso. Sì, sì, devo ammettere che mi preoccupa questa sua affermazione. Non le dia troppo peso. Capisca anche la condizione in cui mi sono venuto a trovare. Il pensiero di prendere l'uomo che ha ucciso mia nipote mi procura una sorta di sollievo. Buongiorno, Derrick. Ah, buongiorno. Questo è il signor Terza, il nonno della piccola Karina. Buongiorno, signor Terza. Ho sentito che l'ha saputo soltanto qualche giorno fa. Tutti quelli che lavorano qui sono sconvolti ancora adesso. Ma per quanto non sia una cosa facile, abbiamo un lavoro da svolgere. Tutti noi, in qualche modo, abbiamo un lavoro da svolgere. Dobbiamo fare il nostro dovere, a dispetto di qualunque cosa succeda. Se una bambina viene uccisa, la volta celeste non è squarciata da lampi e la terra non trema. Posso vedere il pony? Va bene. Quando il pony sarà cresciuto, galopperemo da te in Spagna. Quello che non sapeva è che un pony non cresce. E non sapeva neppure che neanche lei sarebbe mai cresciuta. Mi lasciate un momento da solo. Thank you.
Il pianto, signor Derrick, cos'è? Il recipiente del cordoglio che una volta raggiunta la misura trabocca. Il mio cordoglio non è fatto di lacrime. È raggiungibile il punto in cui avete trovato il corpo? Non è lontano. Fiori. Sì, qui vengono molte persone a deporre fiori. Quindi è arrivata dal maneggio lungo il sentiero che abbiamo appena percorso. E per caso si sa dove è stata aggredita? Non lo sappiamo con certezza, no. Forse l'hanno trascinata in un'auto. È ciò che supponiamo. Trascinati in un'auto. Lei quindi era qui per andare incontro a sua madre, che aveva dimenticato di venire a prenderla. Cose che capitano, pazienza. Molte cose prendono un significato solo quando inaspettatamente diventano tragiche. Sì, ma questa strada non è di passaggio. Qui circolano pochissime auto, si dovrebbe poter stabilire chi viene qui, perché e dove va. C'è un centro abitato qui? Sì, da quella parte c'è una zona residenziale. E li avete interrogati tutti? Sì. Li abbiamo interrogati tutti. Nella zona sono stati interrogati tutti. Non se la prenda se le faccio così tante domande. Sono convinto che abbiate fatto tutto accuratamente. C'è per caso un locale dove si può bere qualcosa? Sì, andiamo. Ho ancora una domanda che riguarda quegli ultimi due giorni di vita. Cosa pensa che le abbiano potuto fare? È la domanda che più temevo. L'hanno legata come un agnello sacrificale e hanno abusato di lei più volte. Fino all'eccesso, fino ad ucciderla. Dio sta smettendo di interessarsi a noi. O forse ha già smesso. Lasciate che i bimbi vengano a me. Ha ancora senso un insegnamento del genere oggi? Mi scusi se perdo il controllo, ma non ci posso fare niente. Ha tutta la mia comprensione. In compenso so che cosa potrebbe aiutarla, o meglio chi potrebbe aiutarla. E ci terrei a presentarle una giovane collega che è la psicologa del mio dipartimento di polizia. Ci mancherebbe anche la psicologa. Sì, ma per chiunque sia nel suo stato, penso che parlare sia una cosa importante. Lei deve parlare. E lei sa ascoltare. Bene, grazie. Lei dovrà tornare nel suo ufficio, no? Vada pure, io resto nel bosco. Ehi, ascolti. Che cosa ci fa qui? Ho solo deposto dei fiori. Fiori? Perché viene a lasciarli qui? E lei chi è? Se li lascio qui è perché so quello che è capitato. Qui ci sono anche altri fiori, non sono mica l'unico. Mi permetta di spiegarle. La piccola che è stata ritrovata qui morta era mia nipote. Le mie condoglianze. La conosceva? L'ha mai incontrata? No. Ne ho solo sentito parlare. Non vedo in giro macchine né moto. È venuto fin qui a piedi? Sì, sono venuto a piedi. Allora, grazie, mi dia la mano. Ho visitato il maneggio perché, sa, le avevo regalato un pony al quale era molto affezionata. È la cosa per cui ora mi chiedo
se non abbia io stesso una parte di responsabilità. Sì, sì. La capisco benissimo. Grazie ancora per i fiori. Ma perché se ne va? Non corra così, aspetti. Perché non si ferma? Perché scappa? Aspetti! Le posso dare il numero, ma non so dirle altro, bene? Grazie. Grazie a lei. Signor Terza, una persona la sta aspettando, è una signorina. Prego. Ma lei sa chi è? Il signor Terza? Sì. Sophie Lauer. Piacere. Mi ha mandata qui l'ispettore capo Derrick. Ah, lei è la psicologa. Non ho bisogno di psicologi. Ringrazi Derrick per l'attenzione, ma gli dica che me la caverò anche da solo. Io ero venuta qui da lei solo per sapere se in qualche maniera... Mi serve aiuto. Derrick pensa che le sarebbe utile una persona che l'ascolti. Non mi serve nemmeno questo. Molte grazie. Da un altro lato, in effetti avrei una domanda da farle. Troviamoci un posto dove stare in pace, venga. E poi quell'uomo ha deposto dei fiori in terra, giusto? Uno passa di là, si fa un giro nel bosco, respira un po' d'aria e lascia dei fiori come segno di partecipazione. Ma io invece mi stavo chiedendo, non può essere che quella persona sia tornata sul posto dove ha... Cosa gli può capitare? Sta deponendo fiori. Può anche darsi. Vede, è scappato così in fretta. Ho provato a dirgli, non vada via così, aspetti. Ma non si è fermato. Correva come se avesse il diavolo appresso. Lei tende a interpretare gli eventi in funzione del suo attuale stato emotivo, capisce? Ormai lei collega qualunque fatto all'omicidio e questo esaspera le sue sensazioni. Ma cosa c'è di sbagliato? Cerco delle prove. Ciò che più temo è l'inattività. La capisco. Al commissariato ho sentito parlare poco fa dell'omicidio che la riguarda. Dicevano di uno studio da ispezionare. Che tipo di studio? E che nesso ci trovano? È uno studio cinematografico dove girano film pornografici piuttosto pesanti. Was wollen Sie? Warum bringen Sie hier ein? Polizei? Il mandato? Dov'è il mandato? Mandato. Avete deciso che i miei avvocati devono lavorare? Già, i suoi avvocati li conosciamo e sono sempre molto di fantasia quando devono proteggere la sua innocua ma produttiva attività. Io produco dei pornofilm. Un affare enorme, signori. E il segreto del successo sta nell'intuire i desideri più reconditi degli uomini e assecondarli. Non sarete voi a chiudere il mercato di una cosa che ha una così grande richiesta? Cosa cercavate? Senz'altro vi posso aiutare. Ci interessava qualche video per pedofili. È un articolo che non tratto. Beh, ufficialmente qui non tratta niente. Allora fatemi una multa. Che lei salderà pronto cassa. Ci può scommettere. Scommettiamo anche che ora mi seguirà al commissariato in stato di fermo, cara signora. Mi fa una gran compassione. Sì, veramente. Oh, ed è tanto gentile da spiegarmi per quale motivo? Se ne sta lì, impettito, attaccato alla sua morale, senza accorgersi di quanto sia superata. Sì, certo. Ed è lei la depositaria della nuova morale, no? La gente va in giro vestita. E qui nasce l'equivoco. L'errore che fanno tutti. Credono in sé e nelle cose che possiedono, dando molta importanza alla loro apparenza. E si sentono tutti persone speciali. Indossato il costume, salgono sul palcoscenico e cominciano a recitare.
sempre convinti di valere il prezzo del biglietto. Ma questo non è quasi mai vero. A volte lo intuiscono e allora si levano gli abiti e si rivelano per quello che sono in realtà. Parte della natura. E secondo le leggi della natura cominciano a comportarsi. La pornografia non è negativa. È sincera. Chi è questa bambina? La piccola Terza. Stiamo cercando l'uomo che l'ha sequestrata e uccisa. Adesso lasci perdere tutta la filosofia d'accatto che mi ha propinato. Lei ha due figli maschi. Uno attualmente in carcere, condannato per omicidio e violenza carnale ai danni di una ragazzina. L'altro, il secondo, è libero solo perché non è stato possibile provare la sua complicità in tribunale. Adesso lo stiamo cercando. Bruno. Ha una casa, il suo Bruno, proprio nella zona adiacente il bosco, ma è un po' che non ci torna. Lei sa dove può essere? No, non lo so dove può essere. Lui non è uno degli attori che girano con lei? In passato lo è stato, sì. Cosa c'entrerebbe in questa storia? Abita a soli 500 metri da un maneggio molto frequentato, dove la bambina ogni giorno andava a trovare il pony che le aveva regalato il nonno per il suo 10° compleanno. Suppongo che lei presto o tardi avrà notizie di suo figlio. È possibile, no? Quando lo vedrà, non tralasci di domandargli se per caso aveva mai conosciuto quella piccola innocente, da morta o da viva. E ora esca. La sto congedando. Allora, cosa ti hanno detto le pornostar? Non riescono a capire cosa vogliamo da loro. Dicono che è un lavoro come un altro, niente di speciale. È pieno di casalinghe che lo fanno per arrotondare un po'. Il figlio sta a scuola, il marito in ufficio. L'attore dice che ringrazia Dio per essere così ben dotato. La fortuna della mia vita, ha detto. Invece la produttrice? Non ha idea di dove sia il figlio. Disturba? No, avanti, avanti. Tu non disturbi mai. Ah, quanto è bello. Ogni tanto ritrovarsi circondati da persone ragionevoli. Cosa combina, Terza? È in pieno rodeo mentale. Ah, linguaggio da psicologa? Se permetti. Davvero, a volte la gente cavalca i suoi pensieri come i cavalli selvaggi finché non ne viene sgroppata. Stefan, quell'uomo è disturbato. È tornato di nuovo nel bosco, sul luogo del ritrovamento. E là ha incontrato un ragazzo che deponeva dei fiori. E quando lui gli ha parlato presentandosi, quello è scappato via, dice Terza. Ha detto anche che non aveva alcun mezzo di trasporto, quindi abita lì, secondo lui. Già, e adesso... Adesso Terza passerà la zona al setaccio per ritrovarlo. Mi scusi se la disturbo. Herman, vieni un momento. Cosa vuole? Mi chiamo Terza. Terza? Forse ha sentito dell'omicidio di mia nipote. Sì, è successo in questa zona. Perdonatemi l'intrusione. Di niente, si figuri. Ieri ho incontrato un giovanotto nel luogo in cui è stata ritrovata mia nipote. Stava deponendo dei fiori. Anche noi dicevamo che prima o poi avremmo voluto portare dei fiori. Ho bisogno di ritrovarlo. E perché? Lo vuole ringraziare? Credo che mi debba un chiarimento. Cosa c'è, Lenny? Lei chi è? Che cosa vuole? Qualcuno ha ucciso mia nipote. Me
nel bosco, 2 settimane fa. E io adesso sto cercando un giovanotto. Quella non è la macchina di Terza. Ah, già. Molte grazie. Arrivederci. Arrivederci. Signor Terza, lei sta cercando quel ragazzo che ha deposto i fiori e poi si è dileguato, vero? Sì. So che è un'idea che le sembrerà alquanto stupida, lo capisco. Forse ha ragione, ma se non altro faccio qualcosa. Sì, prenda la sua macchina avanti e ci segua. Stiamo cercando una persona che abita in una casa proprio in questa zona. Chi ci abita qui? Un certo Bruno Brandecker. È già stato implicato in un caso di violenza su minore, una brutta storia. All'epoca non trovammo le prove per incriminarlo. È mancato da casa per 2 settimane. Stanotte i vicini hanno visto la luce, quindi tentiamo la fortuna. Si accomodi. Ho aperto, soddisfatti? Sì, se suo figlio è in casa. No, non c'è. Se non le dispiace, entriamo lo stesso. Sì che mi dispiace, ma fa differenza? Chi è quest'uomo? Il signor Terza. È il nonno della piccola Carina, se la ricorda? Che cosa vuole da me? Perché lo portate qui? Perché? Il motivo è sempre lo stesso. L'omicidio della sua nipotina. Ora sta cercando un ragazzo di circa 20 anni. L'ha incontrato nel bosco, esattamente nel luogo dove è stata ritrovata la bambina e... Beh, crede che sia di questo quartiere. Lo cerca di casa in casa. E chi dovrebbe essere questo ragazzo? Supponiamo che sia suo figlio. Se ha una sua fotografia, eliminiamo subito il dubbio. Eccola lì. Oh, bene. Abbiamo un mandato che ci autorizza ad effettuare una perquisizione, eccolo qui. La scientifica sta arrivando e esaminerà la casa da cima a fondo. Lo posso vedere, questo mandato? Ci mancherebbe, certo. Prego, signora. Possiamo andare. Ciao, avete forzato la porta? Non ce n'è stato bisogno. Salve. Buongiorno, come va? Ciao. Super, vieni. Vieni. Avete qui, portato vieni. Un esercito. Annusa, su. Perfino su. Un cane. Bravo. Cosa sperate di trovare? Forza, Annusa, Annusa. Dai, dai. Quella forza. Maglietta gliel'avevo Bravo. Regalata io. Dai. Forza, cominciate dalla cantina. Cerca, cerca, dai. Sarà meglio che voi andiate da qualche altra parte. Potreste aspettarci in quel locale, se lo ricorda? Bene, andate lì. Cerca. Lei chi è? Da dove viene? È il nonno di quella bambina, d'accordo, ma non so niente di più. Che lavoro fa? Sono uno scrittore. Mi ero trasferito in Spagna, ma non intendo ritornarci. Come mai ha preso questa decisione? Perché ormai niente ha più senso. Ora che hanno ucciso mia nipote, la mia realtà è crollata. Niente come prima. Vede, nella vita possono succedere tante tragedie, piccole e grandi.
ma la vita va avanti. Non è così. La vita è impensabile che vada avanti come prima, almeno di fronte a tragedie di queste dimensioni. Ci si può provare, forse si deve provare, ma arrivano momenti all'improvviso di notte nei quali si viene aggrediti dai ricordi. Un giorno anche lei tornerà a ridere. Già. Forse è quel giorno che mi fa più paura. Ha mai paura lei? Io? Ho saputo che uno dei suoi figli è in prigione, detenuto per avere violentato e ucciso una ragazzina minorenne. Mi spiega cosa c'entro io? Ha voluto notizie di me e le ha avute. Ora, per favore, mi dice che fa lei? Il cane della squadra cinofila ha indugiato in un angolo della cantina. Abbiamo avuto anche una speranza, ma non ha trovato elementi che confermino in alcun modo la presenza della bambina. Io intanto a questo tavolo discutevo del senso della vita e della morte con il diavolo in persona. La sua collega, la psicologa, mi vedrebbe di nuovo? Sì. Ah, ha trovato un po' di tempo per me. Si immagini. Prego. Grazie. Si metta comoda. Le hanno già detto di che si tratta? Sì. Derek mi ha detto che lei vuole fare un'intervista. Sì, una specie di intervista. Sto cercando di organizzare un pensiero sugli omicidi di bambini. Se ha portato un registratore, lo accenda pure, o se preferisce prenda appunti. Noi viviamo in una società di massa, in un'epoca in cui l'umanità si è triplicata. Dove c'era una persona, ora ce ne sono tre. Nessuno è più da solo. Ovunque c'è qualcuno troppo vicino e l'essere umano è disturbato da queste continue presenze. L'altro lo impaurisce, gli dà ansia, lo ferisce e invade la distanza di sicurezza che la natura ha delimitato intorno a ognuno di noi. E alla natura questo crea un grande disturbo. Natura non è uguale a massa. E come reagisce a questo fenomeno? Distruggendo la massa dal suo stesso interno, generando indifferenza, insensibilità e dissolvendo il senso della comunità. Solo così riesco a capire, a spiegarmi cosa ci abbia spinti in questa fase di autodistruzione, di disturbo comportamentale, in cui l'assassinio di un bimbo è la punta estrema. L'omicidio di un bambino non è un comune reato. Si tratta del più grave insulto al creato. E non può e non deve rimanere impunito. Non dimentico la prima volta che ho visto quell'uomo. Ha detto che se avesse trovato l'assassino, lo avrebbe ucciso. Ammette lui stesso di essere confuso e sotto stress. Non penso si debba prenderlo troppo alla lettera. Lui ha usato un'espressione assai colorita, ha detto di sentirsi in testa un inferno. Che bella novità. Chi è che non ha in testa un inferno? Forse ne ho uno anch'io. Tu? Davvero? Sì, tutto può essere, ma
Il tuo inferno non è una condanna. Ci sarebbe la fila per entrare. Stefan, davvero la nostra è una società tanto massificata? Sì, lo credo anch'io. A parte pochi individualisti, è una società di massa, non c'è alcun dubbio. E forse alla fine faremo anche noi come fanno i Lemmings, che si gettano in mare. Ah, certo. Scusate, disturbo? No, no, non disturbo mai, entri pure. Ti raggiungo. D'accordo. Allora che mi dite? Novità? Ieri è stata una giornata faticosa. E il ragazzo che state cercando, il figlio di quella donna con cui mi ha lasciato da solo al bar, che sia lui, l'assassino. Non abbiamo prove per ora, solo sospetti. Sì, ma comunque è scomparso. Non potete diramare una sua fotografia. Dov'è finito? Chi l'ha visto? Chi ne sa qualcosa? Non possiamo far circolare una foto. C'è una legge a cui dobbiamo attenerci. C'è una legge a riguardo. Sapete cosa dovete fare? Strappate le radici all'albero rinsecchito della vostra burocrazia e sotto ci troverete il corpo di una bambina. Scusate se ve lo dico. Scusa, papà, ti ho sentito urlare. Voi che ci fate qui? Abbiamo invitato sua nuora e suo figlio a venirci a trovare di nuovo. Ma perché? Che significa? Avete altro da dichiarare? Se no, vale quello che vi ho già detto. Lasciate fare a me. Sarà mio l'incarico di seguire gli sviluppi. Va oltre le vostre forze. E vi ho anche detto di restare a casa, per favore. Louise. Possono andare? Io non li trattengo. Avanti. Una lampadina si fulmina se non regge il carico, ma se è un essere umano sovraccarico, non si può sostituire come una lampadina. Lo sa che sogno ho fatto questa notte? Sento bussare, apro e un uomo dice... È il signor Terza, sì? Sono venuto qui per conoscerla. Sono appena stato dimesso dal carcere. Hanno accertato che ero malato. Capisce? Malato. Sono guarito, grazie alle loro cure. E ci tenevo tanto a dirglielo personalmente. La prego, mi perdoni. Non capiterà più, lo prometto. Immagino sarà contento di sentirlo. Chi è? Di cosa parla? L'assassino di suo nipote, ma che domanda? Ho fatto 10 anni e adesso sono uscito. E allora mi sono svegliato. Quando stavo per dirgli, vuole sapere una cosa. Mia nipote ora avrebbe 20 anni. E tutta una vita davanti a sé. Cosa vuole qui? Ah, vederla mi fa veramente piacere. Non pensavo che l'avrei mai più trovata. Non mi fa... accomodare 2 minuti. Avrebbe fatto a meno di vedermi, eh? In questo periodo non sono di compagnia. Ha detto 2 minuti. È vero che produce film pornografici? Sì. Non speri che ne discuta con lei, in ogni caso. E perché mai? Quella che definiscono pornografia è esistita in tutte le civiltà e in tutte le epoche. Il Fallus ha avuto anche templi in suo onore. Sto pensando quasi di ascoltarla. Esattamente non so cosa produca lei. In ogni caso cammina su di una lama affilata sulla quale di rado non ci si taglia. E adesso veniamo al motivo per cui sono venuto. Mi deve prestare questo ritratto. Vorrei portarlo con me e vedere se riesco a trovare il figlio che lei ha allevato. A cosa le può servire? Questa foto è stata scattata in una palestra. Riuscirò a trovarla. Sarebbe tutta fatica sprecata. La polizia ha già ritrovato la tessera della palestra a cui era iscritto. E perciò posi quella foto.
Vorrei solo sapere... In fondo sappiamo perfino chi è. Quando l'hanno visto l'ultima volta? Risale ad almeno 2 settimane fa, questo ci hanno detto. Vuoi venire con me? Sì, mi scusi un momento. Sì. Le preparo un caffè? Grazie. Finalmente ho l'occasione di ringraziarla per i fiori che ha deposto. Ha avuto un pensiero delicato. Sarei stato felice di farlo subito. Ma quel giorno lei è scappato. Lavora in questa palestra? Beh, sì, come vede. E mi dice come si chiama? Bonte, Manuel Bonte. Manuel Bonte. Fino a quando lavora oggi? Non lo so, altre 2 ore. D'accordo. La verrò a prendere. E le consiglio di esserci quando arriverò. Signor Terza. Oh. Si era dimenticato dell'appuntamento? No, cioè sì, mi scusi. No, no, solo che... le faccio strada, venga. Certo. Si accomodi. Grazie. È preoccupata per me? Sì. Lo apprezzo molto. Si accomodi. Quotidianamente qui ravvivo il mio dolore e questo mi sostiene. La tecnologia soccorre la memoria. Quello è mio nonno, vedi? Tu sei un suo regalo per i 10 anni che ho appena compiuto. Mamma, sa già nitrire o i cavallini lo devono prima imparare? Adesso ti dico come lo abbiamo chiamato. Si chiama Arminius e tu sei Armin Terza. Gli ho messo il tuo nome, nonnino. È scritto anche nella stalla. Vieni, te lo faccio vedere. Ecco il suo nome. Qui abita Arminius Terza. E sotto ci ho messo la tua fotografia. Quando il pony sarà un po' cresciuto, galopperemo da te in Spagna. Se ognuno provasse il dolore che arreca al suo prossimo, smetteremmo di comportarci come un branco di lupi. È puntualissimo. Si può sapere che cosa vuole da me? Che lei mi dica dove abito, così l'accompagnerò a casa, in modo che non mi scappi più. Quanto dista da qui il bosco dove lei ha deposto i fiori? Le ho fatto una domanda, risponda immediatamente. Quanto dista il posto dove l'ho incontrato? 10 minuti. Giù le mani da mio figlio. Mio padre. Io l'ho accompagnato a casa. Questo è il signor Terza. Come hai detto? Il signor Terza. Posso? Non dovevi portarlo qui. Cosa vuole, si può sapere? Visitare la sua cantina. Come, scusi? Mi lasci vedere la sua cantina. Come mai questa strana idea? Cosa gli hai raccontato? Niente. Allora perché vuole vedere la cantina? Che cosa gli hai raccontato? Niente, te l'ho detto. Allora mi faccia capire. Cosa pensa che ci sia nella mia cantina che le interessa tanto? Ho assistito a una perquisizione. La prima cosa che la polizia ha visto è stata la cantina. Così ho pensato di fare lo stesso nella sua casa. E adesso posso andare? Certo, niente in contrario.
Veda pure la mia cantina. L'accompagno. Faccia con comodo. Piccola mia. Due giorni chiusa qui dentro. E poi sei stata uccisa. Dove si trova? Nella Kiefenstrasse. La mia macchina è davanti alla casa. C'è un mucchio di legna sulla sinistra. Stefan, Terza ha trovato la cantina. È lì ora. La macchina è davanti alla casa. È questa la macchina? Sì, falla sparire. Non ci sono le chiavi. Ma che devo insegnarti io come si fa? Dai, dai, falla sparire, forza. Idiota! Lo sai cosa devi fare, sì? Quello è sotto? Ti sei mangiato la lingua, brutto vigliacco! Che gli è preso a tuo figlio? Che ti succede? Senti, bello. Tu hai già fatto sparire una volta un cadavere, no? Ora ne farai sparire un altro, chiaro? Lascialo in pace. Non ti impicciare, sono fatti nostri. Ci sei dentro anche tu, lo sai? Aspettami qui. Così l'ho trovata. Ecco che aspetto ha una persona che abusa dei bambini e poi li uccide. Vorrebbe uccidere ancora, a quanto vedo. Provi a fare un solo movimento e le spari in testa. Lasci quel coltello. Rimanga dov'è, non si avvicini. Sembra un essere umano, invece è un animale. E lei sembra uno che ha intenzione di sparare. E io invece sono convinto che non è capace. Se è vero è solamente perché so capire quanto sia orrendo un omicidio. E quindi non sparerà, ho ragione. La macchina è qui. Aprite! Polizia! Dov'è la cantina? Di là. Terza!
Come mai ha deciso di non sparargli? La vista di quell'uomo mi faceva troppo orrore. E se lo avessi ucciso, gli sarei rimasto legato per tutta la vita. Mi sono detto, Dio porta con sé i piccoli innocenti uccisi. I loro assassini, però, che se li porti il diavolo.